Allora, per quanto riguarda un voto, io credo che se devo limitarmi a dare un voto sulla sessione del calciomercato di gennaio, dovrei vederlo un po' su vari aspetti. Noi abbiamo ceduto un giocatore come Duncan, 5 anni è stato qua con noi, ha contribuito nel percorso di crescita di questa società, perché è un giocatore importante. Ha fatto una richiesta da parte proprio come sua volontà, quella di poter andare a fare delle esperienze in una società come la Fiorentina, che lui, visto che vive anche vicino a Firenze, ambiva. Noi come società nel periodo di gennaio non facciamo cessioni importanti. Questa è un po' la nostra volontà di solito. È chiaro che però dopo tu devi ascoltare bene un po' quello che è il desiderio del giocatore. Fare le analisi interne, perché magari noi nel ruolo e soprattutto nel modulo che sta facendo giocare De Zerbi abbiamo parecchi giocatori, per cui ci possono essere varie scelte. Magari avevamo delle necessità in ruoli diversi ed ecco perché abbiamo fatto la scelta su Lucas. E soprattutto siamo riusciti anche a cedere il giocatore sotto l'aspetto economico, facendo un buon risultato. E credo che il Sassuolo Calcio deve fare molta, molta attenzione su quello che sono proprio anche i bilanci. Noi siamo una società che è riconosciuta da parte di tutti come una società seria, come una società sana, per cui il bilancio oggi è una delle cose più importanti, oltre che l'aspetto tecnico, dove noi dobbiamo mantenere la categoria. Sono 7 anni di Serie A. Io lo ripeto, è un miracolo sportivo quello del Sassuolo Calcio. Molti sottovalutano quello che effettivamente è la forza di questa società, di quello che hanno costruito sempre, e noi dobbiamo dire grazie alla famiglia Squinzi. Per cui se devo dare un voto, darei sicuramente un voto più che sufficiente, perché le cose vanno analizzate a 360 gradi. È un giovane, però è un giovane molto promettente, è un giovane che tra l'altro la nostra area sportiva aveva già identificato andandolo a vedere in campionati importanti, entra a far parte adesso dei giovani, magari con la possibilità sicuramente di potersi allenare anche con la prima squadra, però per il momento è aggregato alla primavera. Per quanto riguarda Mister De Zerbi, beh, assolutamente non ci siamo rassegnati a un suo addio, perché non c'è nulla di tutto questo. E come società crediamo di costruire un percorso, lo costruiamo assieme all'allenatore. Per cui l'allenatore ha e avrà la nostra fiducia sempre. Sappiamo benissimo che fa giocare la squadra bene, è un allenatore giovane, un allenatore di possibilità di crescita importanti. Ma io credo che assieme ai miei collaboratori faremo le giuste valutazioni nel momento in cui si dovrà decidere, e credo che queste valutazioni devono essere fatte sia tra la società sia tra l'allenatore stesso, perché poi dopo si dovrà valutare da parte di tutte e due che è quello che si dovrà andare a fare. E posso dire che tanti tanti ragazzi sono cresciuti grazie al lavoro che sta facendo Mister De Zerbi assieme a tutto il suo staff, perché poi alla fine il lavoro paga e queste sono quello che noi riusciamo a vedere. Non dimentichiamoci che Bogà, quando è arrivato l'anno scorso, non era il Bogà di quest'anno. Ha avuto la fortuna di entrare in questo club, ha avuto la possibilità di poter giocare con continuità, di poter crescere, grazie, come dicevo, anche comunque al lavoro che è stato fatto. Per cui probabilmente al Chelsea, come capita tante volte in tante altre società, parliamo di Bogà, ma possiamo parlare anche di Locatelli. Locatelli era un giocatore del Milan, noi abbiamo avuto la forza sia di andarlo a scegliere e anche di andarlo ad acquistare, perché è stato fatto un investimento, mi ricordo, per noi importante. Però anche lui, come Bogà e come altri, sono giocatori di grande qualità. Posso pensare all'investimento fatto contro Arè, un 2000, piuttosto che magari anche su altri giocatori che magari all'inizio erano poco conosciuti. Penso al greco Kriakopoulos, che magari non aveva nessun tipo di... All'inizio erano tutti molto scettici, però invece con continuità e giocando in un certo modo, te posso dire anche Tojan, e così, sono tutti giocatori che stanno crescendo. È chiaro che se crescono vuol dire che qua ci sono anche le condizioni giuste per poter fare una cosa del genere. Se poi penso a quella domanda che mi hai fatto prima, no? Il voto che tu daresti in questa campagna.
Io penso che questo è un mercato di riparazione, per cui è un mercato in cui le squadre che fanno poco vuol dire che credono di aver fatto bene all'inizio della stagione, poi i conti si fanno sempre alla fine. Guarda, col Chelsea abbiamo un ottimo rapporto, noi ci siamo già incontrati col Chelsea prima di Natale, anche perché ci sono magari qualche altra operazione in corso che potremmo portare avanti. Perché? Perché ci piace non soltanto come abbiamo fatto col Barcellona, ma anche col Chelsea, avere delle squadre europee top che possiamo fare un rapporto di collaborazione con loro. Per cui loro avranno la possibilità di poterlo riprendere, come del resto avremo la possibilità di poterlo prendere noi, di poterlo cedere o di poter fare anche un'operazione assieme. Per cui c'è un'apertura totale col Chelsea.